Ciao a tutti, ho un messaggio per voi. Non ci sono modi facili di dire quello che vi devo dire, quindi andrò dritto al punto. Smetto di giocare a basket, finisco col basket giocato. Sono passati 20 anni da quando sono partito da qui e da quando giocavo in questo campo. E quando avevo 14-15 anni, quando sono partito, volevo semplicemente vedere se questa passione, questo amore per la pallacanestro poteva diventare la mia vita. Avevo sicuramente dei sogni, ma non avrei mai potuto sognare tutto ciò che mi è successo. Non avrei mai potuto sognare semplicemente di fare 10 anni in Serie A, come è successo tra Siena, Scafati e Roma. Non avrei mai potuto sognare l'ultimo anno alla Virtus, che rimane uno dei più belli della mia vita. Non avrei mai potuto sognare di giocare per i Detroit Pistons, per i Boston Celtics. Non avrei mai potuto sognare di vivere anni indimenticabili al Fenerbahce a Istanbul, vincendo 9 titoli, 4 Final Four di fila e l'Eurolega del 2017. E non avrei mai potuto sognare di finire la carriera in un club così importante, così prestigioso come l'Olimpia Milano. Anche qui 3 anni ricchi di soddisfazioni, di risultati, 5 titoli, la Final Four dopo quasi 30 anni. E questi 2 scudetti consecutivi che sono arrivati. Ma soprattutto non avrei mai potuto sognare di giocare la mia ultima partita in una gara 7 di finale scudetto, che penso anche voi abbiate tutti ancora in mente. È stata una partita bellissima da vivere, da giocare e ovviamente da vincere. E non avrei mai potuto sognare che tutte queste bellissime stagioni sarebbero state intervallate dalla nazionale. Dall'Under 14, che si chiamava BAM all'epoca, all'Under 16, Under 18, Under 20, la Nazionale A per tante estati. E non avrei mai potuto sognare che della Nazionale A, come di quelle giovanili, sarei stato il capitano. E della Nazionale A adesso sono 10 anni che sono capitano. La cosa più bella di tutte, però, adesso che mi siedo qui e penso a tutti questi 20 anni che ho vissuto, è che non ho alcun rimpianto. Sono stati anni bellissimi, ho giocato con compagni di squadra incredibili, sono stato allenato da grandissimi allenatori, ho giocato in squadre pazzesche, ho vinto tanto da protagonista, quindi non ho veramente rimpianti, ma la cosa ancora più importante è che mi sono divertito tantissimo. Sono stati 20 anni pazzeschi e chi fa sport sa che divertirsi è troppo importante per poter fare qualcosa di bello. Non ho rimpianti, ma un cruccio c'è ed è quello della nazionale, perché come vi ho detto tante estati in azzurro, ma non abbiamo mai portato in questi anni a casa una medaglia. E dato che ho sempre, come vi ho detto prima, sognato e magari anche raggiunto più di quello che potevo sognare, voglio continuare a sognare ancora un po'. Ed è per questo che quest'estate farò un'altra estate azzurra. Ringrazio il Poz, il gruppo, perché mi permettono di giocare gli ultimi mesi della mia carriera e le ultime partite indossando la maglia azzurra, che penso sia la cosa più bella che c'è, è la maglia più prestigiosa che ho indossato. Rimane un sogno, ovviamente, non è un obiettivo perché è una cosa difficilissima, però. Ho pochi mesi ancora da giocatore, quindi lasciatemi sognare perché l'ho fatto per tutta la mia carriera e voglio continuare a farlo anche adesso. Arriverà il momento dei ringraziamenti perché 20 anni di pallacanestro esigono tantissimi ringraziamenti, ma oggi in particolar modo vorrei ringraziare l'Olimpia Milano, non solo per gli ultimi 3 anni che abbiamo vissuto insieme, che sono stati bellissimi e ricchi di soddisfazione, come dicevo poc'anzi. Ma perché rimango in Olimpia, cercherò di aiutare la squadra in un altro modo e mi rendo conto che l'Olimpia è un club prestigioso non soltanto in Italia ma al top anche in Europa e quindi mi rendo conto che cominciare post carriera in una società così importante è qualcosa che mi rende molto orgoglioso, è un privilegio che cercherò di meritarmi quotidianamente durante la prossima stagione. Scusate se mi sono un po' dilungato con le parole, però non capita tutti i giorni di mettere un punto alla fine di 20 anni di pallacanestro. Comunque ci vedremo a breve, quindi, perché tra non molto inizieremo con la nazionale. Seguiteci, fate il tifo per noi perché abbiamo voglia di
di continuare a sognare insieme a voi. Ciao!